Nome? È Luisa Corna, in arte Angelica. Roberto. Salvo. Paolo Varellari. Erminia Moscato. Personaggio nello spettacolo? Angelica. Capitan Jack Blue. Capitone. Corsaro Nero. Anguilla. Come hai lavorato sul tuo personaggio? Ci ho lavorato, devo dire che Angelica un pochino mi assomiglia, nel senso che è assolutamente un'idealista, una innamorata della vita che cerca di raggiungere i propri scopi, i propri ideali. E quindi per certi aspetti un pochino me la sento vicino. E poi naturalmente ci ho lavorato, come posso dire, sul carattere di Angelica, sulle sue sfaccettature, su quello che era prima, quando stava a corte, quando poi è stata rapita dai pirati, quindi cercando di fare un po' più, cercando di fare dei cambiamenti veri e propri, anche caratteriali. Ma ho pensato, immaginato di essere il figlio adottivo del comodoro di Port Royal. Ho lavorato facendo un po' di training con le spade, cercando di avere un aspetto più giovane possibile. Ho dovuto tagliare i capelli, la barba e schiarire un po' la voce quando parlavo. È stata una bella battaglia. Ho fatto questi primi giorni di repliche e tutto il periodo delle prove ad esplorare questo ruolo. Non volevo essere il corsaro nero convenzionale innanzitutto del romanzo di Salgari e poi di tutti gli altri film che sono stati fatti a riguardo. Volevo essere un corsaro un po' particolare. Negli ultimi giorni di repliche è finalmente uscita un'idea che mi piace, che mi intriga, che porta sul palco una certa effeminatezza, una certa raffinatezza fino a esasperata del personaggio, che mi sta piacendo e soprattutto sta piacendo al pubblico, risponde molto meglio che nelle prime repliche, quindi non dico di aver ancora trovato completamente il personaggio, ma vedo la luce in fondo al tunnel, decisamente. Ho letto tantissimo, soprattutto tante recensioni internet, e per cercare nel passato, soprattutto in quel periodo, le piratesse che ci sono state, e quindi ho letto tanto. Qual è il momento più divertente dello spettacolo? In assoluto non te lo saprei dire, però credo quando ci sono i tre gruppi che interagiscono con il pubblico, perché lì è il momento, è clou, nel senso proprio che la gente viene come catapultata sul palco, quindi credo sia quello, anche per i bambini vedo che partecipano molto. Beh, il finale, quando questo personaggio si apre al sentimento che muove il mondo, che è l'amore, e decide, da fermo capitano della Marina inglese, di diventare un pirata. Il momento più divertente dello spettacolo è l'inizio, quando c'è la scena più seria, ma non si capisce perché, per qualche motivo scoppia sempre una risata da soffocare. Ma guarda, nello spettacolo in generale a me piace moltissimo l'interazione tra Roccio e Pancio, i due scagnozzi del Barbarossa, che sono straordinari, Manuel Mercury e Lello Busiello, che saluto e ringrazio per lavorare sempre così bene, perché sono sempre molto attivi, pieni di energia, hanno un sacco di gag, poi c'è la lingua spagnola che è bella, divertente. Forse la cosa che mi diverte di più è proprio questa loro interazione, questo loro blend perfetto. Poi beh, naturalmente ci sono le mie gag degli sputi che, vabbè, quelle sono proprio delle risate chiamate, sono carine, mi piace anche farle perché vedo che il pubblico reagisce bene. Credo la battaglia delle due navi, tra le due navi. È il momento più difficile? Ma difficile? Non lo so, ci sto pensando. I momenti più difficili sono quelli della preparazione, però in assoluto credo sul palco no, perché poi quando inizi comunque c'è l'energia, c'è la forza, forse non ci pensi, diventa un tutt'uno. È anche lo stesso momento. È sicuramente l'inizio, entri a freddo, io personalmente entro, canto il primo pezzo che è questa Back in Black, che è una canzone di AC/DC, un pezzo molto rock, un pezzo molto alto, devi iniziare bene perché essendo il primo pezzo naturalmente devi dare un certo tipo di impatto sul pubblico, quindi delle volte un attimino di paura, magari che non ti sei scaldato abbastanza o che sei ancora scarico perché non hai ancora preso l'energia dello spettacolo, quindi magari il momento più difficile è quando sono lì chiuso dietro il portone del palazzo di Port Royal e dico beh, devo spaccare io e vediamo come spacco. Il mio
Per me il mio alla fine nel dialogo con Angelica quando arriviamo a Scorpion Bay. Come sei arrivata a Scorpion Bay? Sono arrivata grazie a Maurizio Colombi che mi ha contattato quest'estate, abbiamo parlato del progetto, mi ha raccontato che era scritto completamente da lui, l'avevo già conosciuto, l'ho sempre stimato, apprezzato e quindi eccomi qua. Ho fatto un provino, come di solito in questo mondo, ho fatto questo provino per questo spettacolo e è andata bene. Nella compagnia sono arrivato facendo un provino, anzi due. Ma normalmente, come fanno tutti, ho partecipato alle audizioni, proprio qui al Teatro Nuovo dove ci troviamo adesso. Mi interessava la tematica, mi interessava lavorare con Maurizio Colombi, con cui avevo già lavorato in We Will Rock You nelle due precedenti stagioni. Era un rapporto di lavoro che mi aveva aiutato moltissimo, che mi aveva fatto crescere moltissimo. Volevo continuare a lavorare con lui, rapportandomi con uno spettacolo diverso e ci sono riuscito. Sono arrivata perché conosco Maurizio da un po' di tempo, lui mi ha parlato di questa nuova avventura che voleva fare, mi ha proposto di far parte del cast, ho detto perché no, proviamo. E cos'è per te Scorpion Bay? Scorpion Bay rappresenta la vita vera, sarebbe meraviglioso poterci vivere, rappresenta la serenità, la felicità, il fatto di stare vicino ai propri affetti, ai propri ideali, che non è poco. Ma Scorpion Bay è il desiderio comune, è la morale di questo spettacolo. Scorpion Bay è l'isola felice dove tutti vorremmo stare e passare il resto della nostra vita. Io credo che personalmente mi annoierei un pochino, però è quello a cui ogni uomo cerca di aspirare. Scorpion Bay e il palcoscenico. Come ti sei trovata con i tuoi compagni d'avventura? Meravigliosamente bene, devo dire che siamo un team affiatato, lo so, si dice sempre, ma non è vero, nel senso che questa è la pura verità. Molto molto bene, spesso nascono questi bellissimi, questo bel clima attraverso il cast, lavorando nel teatro. Ho riscoperto nuovi amici e ho avuto il piacere di rilavorare con persone con cui avevo già collaborato. Benissimo, credo che sia uno dei cast dove mi sono trovato meglio dopo un precedente lavoro che ho fatto poco tempo fa, We Will Rock You, però la compagnia è bella. Ma numerose persone già le conoscevo, le avevo avute come colleghi o comunque ci eravamo conosciuti alle audizioni di altri musical o in occasione di altri lavori, quindi la gran parte del cast la conoscevo già e mi trovo molto bene con loro, c'è una confidenza, c'è un blend molto, molto ben strutturato. I nuovi sono ragazzi molto giovani, con un sacco di entusiasmo, con tantissima professionalità a dispetto della giovanissima età. Mi trovo molto bene con tutti loro, c'è un bello scambio di energie sicuramente. Bene, tutti molto simpatici, molto allegri, soprattutto alcune persone, non so se posso dirlo, però... Tipo la Sarcinella, simpaticissima, Paolo Barillari invece è ironico e così un po' come lo vedi sul palco lo trovi anche nella vita. Luisa invece è disponibilissima, è stata una scoperta per noi tutti e soprattutto umilissima, cosa che magari tanti pensavano al contrario. Capitone. Dolcissimo, Maurizio Colombi, no. Estroso, mi piacciono gli esperimenti. Raccontaci un aneddoto divertente. Ma ce ne sono tanti, per esempio prima di uscire sul palco ci troviamo tutti quanti, sai che ci si prende per mano, si fanno i soliti merda, merda, merda. In realtà invece c'è tutto un discorso prima, ognuno dice delle frasi con senso e anche senza senso e si fa Franz, una cosa molto divertente da vedere. Adesso magari spiegandola così non si capisce bene. Un aneddoto divertente, beh, la primissima preview, quando nella prima scena Angelica deve lanciare i fogli del diario, beh, si è dimenticata e la scena dopo era tutta concentrata su questi fogli che non c'erano nel palco e quindi sono stati momenti di ilarità. Un aneddoto divertente è successo oggi quando mi dovevano dare
un invito durante alla festa, dove io sono all'ingresso, e invece di darmi un invito alla festa mi hanno dato la copertina di un CD. Guarda, rifacendomi sempre a Manuel e Lello quando fanno gli scagnozzi di Barbarossa, a un certo punto c'è Manuel che vede l'ubriaco per le strade di Tortuga e dice: capo, mira! E indica l'ubriaco. Questo Mira si sta caratterizzando e caricaturando di replica in replica, e lui sa benissimo che io e Salvo siamo dietro le quinte dall'altra parte, e praticamente è uno spettacolo personale che fa per noi, quindi noi aspettiamo tutti gli spettacoli il momento in cui Manuel, con questa sua bellissima R moscia, capo, Mira, e poi tutte le volte lo complimentiamo, lo applaudiamo dietro le quinte, e lui deve fare di tutto per non mettersi a ridere in scena, insomma. Giochiamo un pochettino a questa cosa, mi diverto molto in quel momento e si diverte molto anche lui. Quando Maurizio, prima di andare in scena, tipo mezz'ora prima, mi ha detto di fare la parte con Luisa, l'ultima parte dove vabbè, c'è un lavoro interpretativo un po' diverso da tutto lo spettacolo, soprattutto a livello di canone, proprio di metodologia diversa, passando dalla commedia dell'arte a Strasberg, Stanislavski vero e proprio, per cui c'è stato questo salto, e lì per lì mi sono messa a ridere perché ho detto: no, ma te la senti? Vabbè. Quindi vabbè, è stato divertente per modo di dire. Poi un altro momento divertente è quando nella scena finale svengo perché vedo Capitone, che insomma non ci aspettiamo che Capitone e Capitano arrivano sull'isola, e ce lo troviamo e io svengo, e la cosa divertente è che due volte su tre non mi raccattano, cioè dovrei svenire in braccio a qualcuno ma non trovo nessuno dietro. Quindi. Di qualcosa a Morgan. Morgan è un gran figo. Di qualcosa al capitano Blue Jack. Al capitano mi fa disperare, però meno male che alla fine... Ah no, non posso dirlo, ok. Di qualcosa ad Angelica. Ti amo, mon amour. Di qualcosa a Morgan. Hai fatto un buon lavoro con Scorpion Bay. E di qualcosa a Capitone. Mio amico. Di qualcosa ad Angelica. Angelica, mio amore, sarai per sempre nei miei pensieri. Vita, natura, durata. Io sono innamorato di Anguilla, ma sono innamorato anche di Angelica. Di qualcosa a Capitan Blue Jack. Capitano Jack deve ascoltarmi tutti i giorni della sua esistenza, perché solo grazie a me riesce a fare le scelte giuste. Di qualcosa ad Angelica. La mia più sentita ammirazione, siete davvero bellissima. Di qualcosa ad Angelica. Angelica, qualcosa di carino, perché ce ne sono tante da dire. È stata molto brava, come persona prima di tutto. Di qualcosa a Capitone. Sei tu? Di qualcosa al capitano Blue Jack. E dai, però, se può. Un saluto col cuore ai lettori di Musical e di Central Park. Vi aspetto a teatro. Ciao a tutti i telespettatori e soprattutto ciao a Central Park. E venite a trovarci e ciao. Un bacione a tutti i lettori di Musical e un abbraccione a tutti quelli che ci guardano da Central Park. Ciao! Un grande saluto ai lettori della rivista Musical e anche agli ascoltatori di Central Park. Un saluto a tutti i lettori di Musical e tutti i lettori di Central Park Channel. Vi aspetto naturalmente a vederci a teatro, tante belle cose per la vostra vita.